che chi non la conosce, Dara Lucaccioni, Master Trainer, Yoga Realizzata, Trainer certificata scemo, Heart Math guarda. Institute, Incoerenza Cardiaca, Vantaggio e Resilienza, mamma di quella lì, consorte di questo qua, Qui, questo questo qua, qua, questo rosso. qua. Donna eccezionale che, come tutti, ha i suoi pro e contro. Ma certo, chi è senza I ombre o contro li subisco tutti io, i pro li che sono quelli prende del tipo qualsiasi cosa deve fare che richiede una intelligenza tecnologica. Matteo! Vittorio Cristina Matteo, Brimetta Cinzia, Oddio, ciao, oddio. No, no, benvenuti. no, che succede qui? Qua, L'ho vabbè, pensato, c'era uno. Matteo. Sì, Anche l'altro Matteo. l'altro Matteo. Non, ah, E era Sonia. ok. L'altro Matteo saresti tu. Un altro Matteo che sarei io? Me? Allora, scusami, Antonietta. Dara Lucaccioni abbiamo detto, diciamo Matteo Matteo Picara, Ficara, genio filosofo. indiscusso, Il cinghialetto bianco. cinghialetto bianco, e come mi dice Lara, lei mi chiama il genio stupido. Tutto dire. Capite anche voi quanto è difficile la quotidianità con Matteo Ficarra, genio E con stupido. Lara Lucaccioni, perfetta, ma non troppo. Bene, tanto amore in questa Conoscere casa fin da giovane. la realtà dell'altro e la propria è importante. Dire con se stessi e con gli altri quali sono le cose belle che vediamo e dove si può migliorare, secondo me è importante. Questa è una diretta di quelle che faremo Partono condividere. così e Autoironia e andranno auto, a come tutte le dire. commiserazioni, direi anche. Va bene, no, in No. realtà, dai, quant'è? 15, 16 Ah, giornate? non lo so, Non lo so, abbiamo io perso non il so contare conto. su queste cose, non sono bravo. Non sono bravo per niente. Stiamo qui, un po' ridiamo perché la risata ci aiuta in questo periodo, ci aiuta a gestirlo, ci aiuta a rafforzarci. Ci aiuta a connetterci, ad aumentare la nostra frequenza, aumentare le difese immunitarie e tanto altro. Sì, a pulire un po' il pensiero dalla negatività perché ossigena il cervello, quindi ci permette poi di ampliare la visione e pensare diversamente, quantomeno. E quindi attingere a nuove prospettive. Poi Assolutamente. chiacchieriamo un po' con Matteo Ficarra, cioè Matteo, Che arriva tra un il po', eh? genio stupido di qui sopra. Però poco prima della diretta si mette così o così e riceve quello Sì, di cui deve ho questo, parlare. qui così, oppure così. E Sono quindi oggi queste importante. storie di potere sono l'argomento di cui ci parlerà. E L'argomento di oggi. lo storytelling e la narrazione, Cosa preferisce il dici? tema narrazione, il termine narrazione, Ha Matteo, studiato però Lucaccetta, ha studiato. insomma. Le Le storie per storie. Matteo sono molto molto importanti. Che storie ci raccontiamo? Che storie continuiamo a raccontarci? Che storie siamo? Che storie siamo? Perché se c'è una cosa che dico spesso ultimamente è che noi siamo fatti di storie. Le storie che crediamo, o meglio ancora, se vogliamo metterla metaforicamente e poeticamente, le storie che continuiamo a raccontarci attorno al fuoco, no? Come si faceva una volta. Quindi quelle che teniamo in caldo. Mamma mia, che cosa poetica. Non lo sapevi? No, beh Non hai sì, la studiato sapevo. Oh, abbastanza allora. Graziella, mamma mia, ci sono voluti 15 incontri per averti online, che bello, un Grazie abbraccio grande, grande, mille, grande, grande, grande. Una donna cara, cara, cara. Francesca, grande, Ennia, Michelangela, grande. Eh sì, salutiamoli un Erika, po'. Erminia, Vittoria, Angela, Vanessa, Antonella, Antonella, Antonietta e ci Tutti con siamo. Allora, noi che facciamo? Quindi ridiamo per 5-10 minuti, quindi. Perché? Abbiamo detto. No, non è vero. Come no? Dai, proprio in questi momenti in cui è difficile ridere, è difficile stare positivi perché siamo in una situazione veramente, veramente complessa, di difficile gestione, la risata incondizionata alla maniera dello yoga risata che porta il nostro corpo a ridere, ci aiuta a farlo, al di là del fatto che ci sia o non ci sia un motivo valido per cui ridere, ci aiuta tanto in questo momento. Appunto di momenti non ne vede, Si parla di proprio momenti, di motivi, scusate, non di ne chimica di stimolazione al positivo. Ciao Tatiana, ciao Silvia. vede. Ok, quindi
Tanto difficile la quotidianità, dice Vittoria, ma noi abbiamo tanti strumenti per rendere la nostra vita più vivibile e positiva e poi abbiamo i ficaccioni. I ficaccioni. Sony. Grazie, Grazie grazie. Ma Vittoria. noi esistiamo come storia solo grazie a voi, okay? E per voi anche in parte. Che voi vorremmo che fosse un noi più che un voi. Ci fa tanto brutto quando c'è il voi. Ora, quindi, si parte subito con una pratica di risata. Ora, metteremo nella descrizione sotto, una frase che è per chi arriverà nel frattempo, cioè spiegheremo in breve perché ridiamo, così chi arriva e ci trova a ridere in questo momento, non ci prende per pazzi, ma comunque ha una comprensione diversa. Lara invece comincia a guidarci, no? Nelle prime Arrivo. pratiche. Lo sapete come funziona, no? Prima Ormai fai i tutto tu. cinque punti, poi dopo cos'è lo yoga della risata, poi dopo si fa il clapping. No, No. prima si fa una risata e Gentile, si comincia. gentile, dolce dolce, viviamo la risata come un'espirazione, quindi buttiamo fuori aria attraverso la nostra risata. Non mi guardare, sono gentile pure. La mitologia del cinghialetto bianco, cioè Matteo Picarra che ride con la sua risata tipica ormai. No, no, non lo faccio più, l'ho cambiata apposta. Basta scrivere. No, non sono pratico. La risata è tua, io ci metto un po' a scrivere. Che cos'è il cinghialetto bianco, la canzone, capisci? La canzone ci sei rimasta indietro. Non c'è più, c'è più. Grazie, È cascato Graziella. tutto. Graziella F in questo caso. Lucaccioni con quelle ginocchia attaccate al tavolo che si muove tutto. Fa capire quanto questa donna è il pilastro della realtà per noi. Come strozzarsi bevendo i denti. Ormai è diventato rido, Respiro. rido e rido. Graziella, l'hai mai visto così a Figara? Oddio. Inspiro, Respiro, inspiro, respiro, seri, proviamoci. inspiro. È arrivata anche Emma, la tua prima fan, la seconda dopo quanto. Ciao Katia! Katia? Katia! Ah, di qua. Ciao Katia, Violetta. Ma se adesso... Ispiro, 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 sei. ispiro. Ispiro. Trattengo il rio, ispiro, trattengo il rio. Noi non ce la facciamo più, ragazzi. Questa cosa ci sta agganciando giorno dopo giorno sempre di più e la roba irresistibile, Figara che ride. Il Figara che Ora, ride sarà il nuovo non ci si hashtag. tocca il Figara naso e la che bocca, neanche gli occhi, Figara ridi. ride.
E così devo dire. Nora, ciao. Sara, ascoltarti, ascoltarci è un buon monito per molti. Andrà tutto bene, dai. Più uniti e più forti. Aiutateci. Inspiro, sputazzo e rido. Scusate. Adesso è inspiro, trattengo tra parentesi, rido, sputazzo, No, rido, no, piango. no, no, dai, ispiro, ispiro. La posso fare? Mi concentro. Adesso, vai, un momento di ispirazione. Ciao, Fabiana, vai. Attraverso la risata è un buonissimo modo per strizzare i polmoni e liberarli dall'anidride carbonica ferma e stantia Ecco, dovuta al volevo aggiungere anche nostro questo. respiro corto e alto perché siamo stressati. Inspiro. Vai, vai, ti seguo. A distanza, eh? Ti seguo a distanza, guarda Mai avrei creduto che accadesse una roba del genere, ragazzi. ah, che sarebbe accaduta. E vabbè, che sarebbe Che accadesserebbe. La differenza tra uno scrittore. la finta scrittrice, cattivo. No, esordiente, dai. Esordiente a chi? Niente, questo è più casa Vianello, ragazzi. Ormai è più casa Basta. Vianello che casa Seri. Piccaccioni. Mi viene da ridere anche se Inspiro. non ispiro con il naso. Grande, Silvia, grande, grande. Inspiro. Ma Silvia era quella che 2 giorni fa non ce la faceva, ragazzi. Che bello. Appunto, appunto, Dai, vai, ispiro. inspiro col naso, Silvia, proprio per te, no? Quindi, se non ce la fai, fai. Trattieni, l'importante è che trattieni. Se salti il trattenere, poi non si ride. Grazie, guardati le dirette precedenti. È un della serie, la risata è una cosa seria, non è che lacrima. Francesco, Giorgia, Concita, ciao. Grazie, datti tempo Grande, e la sorella. sì. Ah, Datti grazie, tempo, allora ancora che non qualche riesce. giorno, qualche momento, una pratica che può richiedere un po' di tempo, che in gruppo viene meglio, ma in questo periodo il gruppo eccolo qua, lo facciamo a distanza. Dai. Quindi fatti contagiare dalla risata in maniera positiva e prova con inspiro. Inspiro, Trattengo, parla inspiro, tu, per te. trattengo, Tengo. trattengo, Consorti meravigliosi, una gabbianella e un cinghialetto, sì, una bella storia d'amore ridente, spettacolo vedremo a tempo, sì, sono Oh, d'accordo. fai. La magia della risata, dice l'Anto, Graziellina. Ciao Gaia, ciao Betty. quasi fatta sta serie, ma dai. Guarda, cioè, tu me. Bellissimo Oh, guardarti, mi cara, Dio. è un regalo grande. Invece vedo per metà. Allora, effetti della risata, mi si chiudono gli occhi, sputazzo ovunque e porca Però troia. Tanta hai tanta energia. energia, tanta energia. Tiziana. Gianna, ciao!
Inspiro. Trattengo. Grazie Vittoria, grande Lara, tra i tuoi tanti successi sei riuscita a raggiungere quello più ostico, trasformare Matteo con la risata. Se si vedono i video dei primi incontri e questi ultimi è completamente trasformato, ti sarà grato a vita. Perché mi cambio, quello che trasformo. Adesso è più contagioso lui che io, ragazzi, c'è poco da fare, qui mi sta Allora, ragazzi, la spodestando. parola contagiosa in questo periodo. No, vabbè, dai, la risata, su. Maria Rosa, ciao, Elisa, ciao. Grazie Maria Rosa, ma grazie. Mi dovete fare un corso come si fa a ridere mentre si guida, perché a me mi si chiudono gli occhi e non vedo più niente. Come fate voi che guidate ridendo? Come fate? Il vero cambiamento è diventare ciò che siamo, ci presenti il Ficara. Viviana, Prego, prego, spiegati. Picara, venga. Oddio, oddio. Ficare anche la piccola, ragazzi, qui. Cioè, due. Inspiro, l'ultima volta perché poi Uno. parliamo un po', perché poi c'è la coerenza, le tre. Uno, due, tre, ispiro! Aspettavo che facevi tanto il corrido. Inspiro! I nuovi Sandro e Vianello, esatto. Ciao Raci, Moreno, siete oltre. Grazie Graziella. Ma gli spiriti guida ridono, dice Anto, una domanda seria. No, però danno certe risposte, ragazzi, ultimamente di quelle proprio. Respira. Ridono gli spiriti guida, Ah, ci risponde muovo, non mi Anto. respira. Ispiro. No, no, basta, basta. Ho detto che basta. Vado controllo. Vediamo un esempio anche nella gestione. Respiro, trattengo e non rido. No, ce la possiamo fare, sbadiglio. Ma cavolo, sbadiglio. Ultimamente perché ormai sei entrato nel mood e non sbadigli più, ormai Vabbè. sei fluido con la risata Come dice? rispetto a primi giorni che Certo, stavi certo. lì sbadigliare. Ok, le storie di potere, No, c'è una domanda. no, gli Cioè. spiriti guida ridono. Allora, prima di tutto, per chi guarderà questa diretta e si chiede che diamine sono gli spiriti di guida, giusto dirlo. Sono una teoria ideata da Igor Sibaldi, trasmutata dalla psicodinamica che veniva prima. È tutta una pratica per andare in un'altra frequenza, cioè proprio il cervello lavora in un modo diverso, di pensiero alternativo, laterale, e quindi si va in rilassamento per poter lavorare in questo modo qui. E in questo spazio immaginativo si incontrano, diciamo così, Ce degli la facciamo aspetti, con gli delle zone del aspetti. pensiero. No, io ce la faccio.
popolate da questi, tra virgolette, maestri, cioè, quindi non sono fantasmi, spiriti, non sono queste cose qui, sono dei fenomeni del pensiero profondo, della psiche, e uno va a chiacchierare. Ci sono dei modi per raggiungere, insomma, questi livelli di rilassamento, queste zone dove poter chiacchierare, e delle regole, delle prassi, quindi o gli spiriti guida dei maestri invisibili di Sibaldi, oppure le stanze dell'immaginazione, oppure la psicodinamica, oppure, insomma, ce ne sono diversi. Io dal 2010 insegno le stanze dell'immaginazione, che hanno una loro struttura, un loro funzionamento. Quindi tu puoi portare la tua capacità cosciente in un luogo profondo del pensiero per conoscere delle cose in un modo diverso, metaforico, immaginativo, e in questi luoghi ci sono dei genius loci che ti rispondono, ti danno più che delle risposte, delle proposte, cioè ti danno delle alternative, ti fanno vedere la realtà in un modo diverso, ok? Che poi va messo alla prova, d'accordo? Quindi non è che ti dicono così sono le cose, così stanno, questo è giusto, ti dicono così potrebbe essere, valuta, vedi, sperimenta, mettilo in pratica, testalo, d'accordo? Ridono? Allora, io lavoro tra maestri delle stanze da 10 anni, non hanno mai riso se non una volta in cui ho detto una boiata incredibile e si sono fatti una risata. No, i miei sono serissimi, anzi, proprio. Come te, Belli, prima, però sì, se un adesso po'. magari. No, no, no. Però Graziella ha cambiato l'animale guida della stanza 6. Sì, è la seconda volta che lo È cambio. diventato cinghialetto Una adesso. volta fu un leone, diventò da. Un Da lupo al leone. leone, sì, da lupo al leone, non so perché. Comunque, Vabbè. questa è un po' la teoria, quindi si può chiudere gli occhi, respirare, andare in rilassamento e, a seconda di alcune pratiche e regole, andare in alcuni luoghi del pensiero per fare domande, avere delle alternative per guardare il mondo, e ci sono questi genius loci, questi spiriti guida, chiamateli Ciao Brunella, come Nicoletta, Ada Nereide. Fiorella. volete. Brunella, Laetta, sì. Ok. E, quindi, no, i miei non ridono, non hanno riso mai. Vuoi tu andare a cambiare il testo? Nel Sì. frattempo io chiacchiero, quindi erano Allora i miei mi storie. prendono per il C. No, infatti questo volevo dire, i miei non hanno mai riso, ma questo non vuol dire che non ridono, vuol dire che i miei non ridono. Poi dopo dipende dalle persone, dalle situazioni. Per esempio, un altro tipo di genius che ho trovato, che era boh, simile a, come si chiama? Oddio, Nostradamus, tutto un po' strano. Ecco, quando è arrivato assomigliava a Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi, ed era molto comico, d'accordo? Però ecco, tendenzialmente i miei non ridono, non è fatto a giorno, per cui Sì, l'ho no, fatto a giorno, sicura? adesso arriva Matteo, fidati. Vabbè. Per cui no, i miei non hanno mai riso, se non in alcuni casi per farmi capire che ho detto delle boiate, però possono ridere, ci mancherebbe. Dai, storie, storie di Ok, potere. storie di potere. Abbiamo in questa seconda sezione del nostro incontro quotidiano con Stiamo Insieme, la dedichiamo a delle riflessioni. Ok? La riflessione di oggi è sulle storie di potere. Ho anche scritto proprio ieri un articolo pubblicato nel mio blog matteofigara.it, che riporta anche di alcune delle tantissime ricerche scientifiche su qual è l'effetto e il beneficio del raccontare le storie. Ho citato soltanto due articoli scientifici, ce ne sono veramente una quantità spropositata. C'è, per esempio, sono ricerche di Paul Zak, tantissimi, tantissimi articoli di questo Paul Zak, e qui ho citato un suo articolo e una ricerca della Rebecca Sachs. La Rebecca Sachs ha portato una ricerca sul valore del cambiare le prospettive, mentre Paul Zak parla proprio del valore del racconto, della narrazione, che qualcuno chiama tendenzialmente storytelling, che è una parola che io non amo molto. Preferisco la narrazione, perché il significato etimologico significa imparare con il racconto. Ok? Quindi, qual è il beneficio del raccontare storie? Ve lo dico dopo. Adesso volevo farvi questa domanda. Vi direi, prendete un pezzo di carta con una penna, un pezzettino di carta qualsiasi, va bene anche il computer, la tastiera e un documento Word aperto, insomma. E
scrivete quella volta che, no? Puntini, 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 da completare in giornata, se possibile, con tre storie della tua vita, no? Tre storie positive della tua vita. Magari adesso puoi dedicarti a scrivere la prima, no? quella volta che, tre puntini di sospensione, quella volta che magari racconti e dici, ah, una cosa, devo cercare quindi, Matteo, una storia positiva? Sì, che cosa vuol dire? Vuol dire un evento, una situazione che tu hai vissuto personalmente, che ti ha lasciato una traccia, un segno, una memoria emozionale positiva. Ok? Quindi, che ne so, quella volta che mi hanno fatto un regalo e non me lo aspettavo, però sì, un po' più specifica, specifico di così, cioè raccontalo un po' più. Ricordo che avevo avuto più o meno 10 anni, ero a casa, era un giorno triste perché era una settimana che a scuola mi prendevano in giro, che ne so. E a un certo punto è arrivato questo mio compagno, questa mia compagna, e doveva venire a fare i compiti, e mi ha portato un regalo. D'accordo? Questa cosa qui. Quindi vi do un minutino per scrivere rapidamente il primo che vi viene in mente. Oh. È venuta questa. Ho letto con Lara, molto bella. È vero, okay. È successo. Il lavoro da fare successivamente sarà quello di aggiungere altre storie o di renderle più dettagliate, d'accordo? Il dettaglio è importante. Perché? Perché lì, adesso parlo piano così, vi do modo piano piano di scrivere la vostra cosa. Mai la racconto perché poi le persone sono... D'accordo. Poi qual è il lavoro da fare? Dicevo, quindi scrivere altre storie e rendere più chiara questa. Cioè, dov'ero, che età avevo, chi c'era con me, che cosa ho vissuto. Che cosa ho vissuto a livello di emozioni, che cosa ho vissuto, quali sono stati i miei pensieri, perché, se ci penso adesso, questa esperienza mi è rimasta impressa, che cosa c'era di bello in questa esperienza per me. Elisa, a volte non vengono subito, a volte ci vuole un po', però ci sono, d'accordo? Quindi se non ti vengono, prova a chiederti qual è stato un grande successo, un risultato che ho ottenuto nella mia vita, come mi sono sentito in quel momento, oppure c'è stato mai un compleanno in cui sono stato festeggiato, festeggiato e come mi sono sentito contento. Quindi vai a pescare degli eventi specifici vedendo se si lega a questi eventi qualche vissuto particolare. D'accordo? Ci siete? È chiaro? Sì. Oh. Mi serve un tuo feedback, perché se è chiaro a te, è chiaro anche a loro. Okay. Devono essere lontane da ora? No, 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 del passato, non importa. Del okay, passato prossimo. E ve la scrivete. Quello che state facendo, da una parte, è per metà un'esperienza di meraviglia, cioè recuperare un ricordo positivo, in questo caso non trascendente, trascende solo il momento, perché è nel passato, ok? E quindi ci riporta, vi ricordate l'esercizio della meraviglia? Ci riporta nella vita quella vitalità, quella bellezza, quell'emozione. Dall'altra parte state andando a riraccontarvi un po' chi si è, chi siamo, chi sono, da dove sono passato, passata. Un po' era lo spunto che dava ieri Elena, credo, che diceva è importante, oltre a guardare lontano, Paola, Paola, Paola. Connessa adesso. Ok. Scrivi il nome che avete citato? Sì, tu intanto parla. Ah, certo, Paul Zak e Rebecca Sachs. Sì. Dicevo, quindi, porca paletta, Paola, dicevo, presente. Ah, diceva che è importante focalizzare anche che cosa abbiamo di importante, di positivo, come è successo adesso. Relazioni importanti, ma già avere un tetto sopra la testa, ragazzi, sappiate che è lontano da molte, cioè, è già un dono, non riesco, così non riesco a parlare, se mi cambi mi si flippa il cervello, quindi preferisco aspettare un attimo. Dai. E ritorno indietro, sennò qui non si legge più niente. Ok. Dicevo, allora, rifocalizziamo, scusate, ma questa cosa mi ha flippato il cervello. Oh, mi sono dimenticato completamente, ma come si è resettato? Ma...
Allora, La questione del presente o oh, del è passato? presente perché nel nostro passato ci sono anche la memoria di tutte le cose importanti che abbiamo realizzato nel presente. Noi siamo una società, una cultura fortunata perché abbiamo un tetto sopra la testa e una gran parte della popolazione mondiale non ce l'ha. Per cui anche focalizzare queste piccole cose di oggi è qualcosa di positivo. Le storie di potere però riguardano il passato, ricordi del passato. Perché è così importante raccontarle? Perché raccontare, recuperare, ricordarsi storie del passato migliora la nostra percezione di noi stessi. Rinforza che cosa? Quello che è il racconto di noi stessi che noi ci facciamo adesso, che noi continuamente ci raccontiamo chi siamo, d'accordo? Ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, noi ci raccontiamo chi siamo e quindi se possiamo prendere quella decisione oppure no. E raccontarsi storie di potere è importante. Un'altra cosa importante, che è un po' lo stimolo per cui io ho scritto questo articolo, è questa: conoscere storie altrui, conoscere prospettive di altri. Che cosa scaturisce in noi? Scaturisce l'aumento dell'empatia, d'accordo? Capita che, soprattutto in questo momento, si prende una persona, l'abbiamo visto, qualche mese fa si prendeva il cinese, era la caccia all'untore, Poretti. Cosa c'è lì? Lì c'è un pregiudizio, c'è un pensare prima di poter conoscere quella persona. C'è un mettere un'idea tua sopra un altro senza che l'altro abbia avuto la possibilità di raccontarti chi è. Quindi lasci la possibilità di raccontarti chi è. Sii curioso, curiosa di storie. Le tue, intanto te le sei scritte e te le ricordi, se poi trovi qualcuno che vuole conoscerle, sta a te decidere se condividerle o meno, e quelle degli altri. Qual è la tua storia? Non riesco più a sentire, Silvia, non so che dirti, Silvia, prova a ricaricare. Prova a ricaricare, a fare il refresh della pagina. O del... Prova a scriverglielo, se no, presente, glielo diciamo. Glielo scrivo. Lo faccio io. No, parla. Quindi... Ci siete? Ci sono delle storie di potere che avete trovato? Allora, Elisa ne ha trovate tre. Ok, Graziella, ok. Bella ricerca, Silvia, ti abbiamo condiviso i link. Brunella, soprattutto le dirette, non ho capito, però va bene, mi fido. Ciao Marinella, ciao Elisa. Quindi, quali sono le storie che possiamo conoscere oggi? La storia del vicino di casa. Ahimè non la conosciamo quasi mai. Storie di altre culture, storie di persone che hanno vissuto un momento di difficoltà, un momento di grande bellezza. Conoscere storie è importante perché crea una grande empatia. Poi nel prossimo articolo, uno dei prossimi articoli che scriverò è già messo in bozza, c'è anche il punto, diciamo, negativo. Ci può essere un punto negativo nel raccontare storie, cioè crea empatie in gruppi, che è bello perché crea un noi, ma è brutto quando il noi diventa un noi contro un voi. Ok, quindi mi raccomando, abbiate sempre l'abilità che se sentite la storia di alcuni, sentite anche la storia degli altri, d'accordo? Cioè, apertura su questo. Sei? Beh, sì, sì. Non è detto che ci sia per forza un noi. No, no, è un bias però, è un bias che non mi ricordo, del patriota. Un bias del patriota che è quello che tu ti riconosci nelle storie simili alle tue e tendenzialmente sei portato o portata a, ad affiliarti, a creare più empatia con chi è simile a te e a allontanarti da chi non è simile. Sì, group in, group out. Hai anche detto il group in, group out, che è abbastanza tipico, però c'è stato tutto, domani ve la spiego meglio questa cosa, è stato tutto un lavoro sulla generosità che ha fatto... Grazie per il domani, la spiego meglio. Sì, perché me la vado a riprendere bene, adesso non sono pronta per spiegarla bene, però la generosità, più la pratichiamo in maniera incondizionata e più ci allontana da questa... Ok, dal bias. Dal bias del perché ci riapre. Di voi contro loro, esatto. Ci riapre. Infatti quello che vi dicevo è, se sentite le storie di alcuni e vi affiliate a loro, perché le sentite vicine, sentite anche le storie di chi non è vicino a voi, lì c'è molto più umanità, c'è molta più ampiezza per ognuno di noi, d'accordo? Per esempio, noi raccontiamo tanto le storie di cambiamento di chi ride,
Però anche quello è magari chi ride contro chi ancora non, magari non ha provato la libertà che dà la risata incondizionata. Magari raccontarci le storie Quindi di chi non ride, cambiamento porta a questo. Quindi. oppure chiedere a chi non ride la sua storia, perché non ridi? Ok? Cioè, in America c'è questa cosa che non mi ricordo come si chiama, l'associazione, tradotto dovrebbe essere la Falena, di cui ti parlavo l'altro giorno, e loro hanno creato un'associazione che è diventata nazionale in America, dove raccontano storie, storie però di cicatrici, questo è bello, ricordo. E non di ferite, cioè di persone che hanno vissuto un periodo difficile e lo hanno superato, l'hanno reso un punto di forza. D'accordo? Io Importantissimo, voglio. è proprio la base della resilienza. Vittoria, vai. Allora, no, Andrew dice, infatti, anche in ambito infermieristico si è sviluppato tanto lo storytelling. Vittoria, ragazzi, per me la cosa bella e importante che mi è capitata ultimamente è la vostra presenza quotidiana. Trasmetto la diretta sullo schermo TV, vedervi in grande, mi sembra proprio che siete membri della mia famiglia, parte di me. Mamma mia, Grazie. Vittoria, mi Vai, brividi cuoricino, vai. proprio. Grazie Ah, la voce va e davvero. viene, anche Marinella ha avuto difficoltà. Mi dispiace, accidenti, chissà perché. Di solito si raccontano le negative, non è vero, Eli? No, non sempre, nel Allora, senso. questa è un'abitudine che si può trovare, io la chiamo la sfida del bar, dove le persone fanno a gara di sfighe. Ok, ah, mi è successo questo, ah, mi è successo quello, ah, sapessi, ognuno sembra di fare a gara chi è più Ok, in questo sfigato. senso sì. Ecco, bypassiamola chiaramente, raccontiamo storie, anche perché quando raccontano questo non raccontano in realtà la propria storia, raccontano fatti buttati lì, ma non raccontano di che cosa hanno vissuto. D'accordo? È molto diverso. Ok, Ennia dice: il solo ricordarmi delle mie storie è stato tanto luminoso. Grazie, Ennia. Eh Grazie, Ennio. È uno dei lati positivi di questo sì, esercizio. la Betty. Proprio ieri sera ne parlavo con mia cugina che sta facendo un percorso di scrittura creativa. Che meraviglia! Abbiamo condiviso ricordi bellissimi insieme. Abbiamo notato come quando Piccole. piccole eravamo unite nella gioia, ora siamo come sorelle. Che bello! Stiamo partendo una serie di cuori da Ok. parte di Luca Cetti, giustamente. Pamela, ciao Marinella, verissimo, di solito si pensa di essere maggiormente compresi con un pensiero affine. Sì, però come dire, da una parte è rischioso, è chiaro che dal pensiero affine ti senti più compreso e di fatto molto spesso i giovani cosa fanno a un certo punto, no? Nell'adolescenza tendono a livellarsi per entrare nel gruppo e essere accettati, no? Quindi accettano delle storie e di cancellare la propria, magari, o di Sì. Ripete la propria ammorbidirla. individualità per accettare le storie del gruppo. Esatto, però è anche vero che a un certo punto tu cominci dalle storie che hai raccolto a chiudere un po' i confini dei racconti possibili e quindi conoscere storie lontane da te ti permette di ampliare gli orizzonti. È molto importante. Cioè, faccio un esempio, ad oggi, no? Prendiamo proprio esempio bruttissimo del coronavirus. Coronavirus. Si dice di tutto, ma quanti di noi sono andati, che ne so, a telefonare, a sentire la storia di qualcuno che mai l'ha vissuto veramente, che ne so, ha avuto una persona che è stata affetta, è stato affetto lui, magari è guarito, è stato male. Ecco, quelle sono storie che magari ti permettono di vedere la situazione in un modo diverso. D'accordo? Forse è ancora un attimo presto, però già si Sì, no, potrebbero ma è raccontare per in fare un effetti. esempio, ma ci sono tantissime persone guarite, in genere la percentuale è più alta delle guarigioni, d'accordo? Per cui, oppure, ma semplicemente, visto che siamo a casa e le persone che abbiamo a fianco magari le conosciamo da tempo, ma le conosciamo nella nostra storia, chiedere la loro storia, d'accordo? Il vicino di casa è l'esempio migliore che mi viene, perché il vicino di casa è la persona conosciuta più sconosciuta che abbiamo, ok? Oppure la storia dei vostri genitori prima che voi nasceste. Come si sono amati? Ma io lo so. Com'è stata la loro relazione? Ma sì, ma magari non la sanno tutti. Tutti D'accordo? chi? Sto dando degli esempi No, di nel senso, però storie. magari ok. Sì. No, no, vabbè, ognuno però penso che sarebbe bello che sapesse la storia Sarebbe di come si bello. sono innamorati i propri genitori. E comunque Ma sì, ma ci la storia sono tante le è possibilità. una Oppure storia di potere alla fine. Loro scrivete sono le nati da vostre. quello, cavolo. Le mie storie più belle ho vissute quando ero più giovane. Riuscire ad accogliere la differenza è complicato, ma meraviglioso per ampliare il campo di crescita personale. Comunque ognuno è lo specchio di qualcosa di noi, quindi aprite le orecchie e il cuore per voi. Voi.
Poi, Graziella diceva. Mi piace tanto sentire le storie degli altri e raccontare le mie. Esatto, l'articolo che cito esattamente, ce n'è uno da Greater Good, Graziella, è proprio su cosa succede nel nostro cervello quando ascoltiamo la storia di un altro o raccontiamo la nostra. Giorgia dice: ho ricordato un momento bello della scorsa estate. Antonella acuisce la cura. Grazie, Ennia. Elisa, a me piacciono le storie, se poi il rapporto ci può essere un seguito, altrimenti preferisco parlare di quello che si sta facendo. Si sono innamorati? Sì, dice anche Elisa. Beh, guarda, Eli, tu stai mettendo tanti se, ci sta, ognuno si approccia alla realtà per come ha vissuto, per quello che ha vissuto, e il contenuto di questi vissuti. Non è obbligatorio. Di fatto c'è che raccontare storie, ascoltare storie di altri sviluppa maggiore empatia, d'accordo? Molto spesso nel lavoro si vive che uno conosce l'altro per quello che è al lavoro, ma non conosce molto della sua vita e della sua storia, è diverso. La sua vita e la sua storia sono due cose diverse. Silvia dice, quella dei miei ho cominciato a scoprirla adesso che loro non ci sono più. Viviana, è fondamentale imparare ad ascoltare l'altro, l'ascolto fa miracoli a noi e all'altro. Come dicevi tu, la curiosità è bellissima. Lara ci racconta sempre come ha conosciuto te durante i suoi corsi. Ma lo fa apposta per farvi piangere un po' di risate. D'accordo. Stava per mettere un cuoricino, ma si è trattenuto, No, perché eh. non devo farlo io, è tu con il profilo. A cena a volte ci raccontiamo piccoli episodi. Noi abbiamo preso quest'anno questa A cosa cena a qua. volte raccontiamo piccoli episodi. Noi prima del loro arrivo alle figlie e i loro occhi brillano. Anche a Beba piace molto. Oh, non è una pubblicità, No, eh? adesso sì. Va Dai, bene, noi abbiamo già quest'anno abbiamo detto. preso questa cosa qui, si chiama Vertellis, è un gioco tutto fatto di domande che ti aiuta a raccontare un po' di storia, a conoscere meglio l'altro in famiglia. Ci sono tre versioni, ma insomma c'è famiglia, c'è festa e c'è partner. Va bene, magari quando mi riprendo ci provo. Dai, Elisa, io lo so perché ci sentiamo in privato che questo è un momento veramente difficile, ma per chi vive da solo, ragazzi, questo è un momento difficile perché il quotidiano sta piano piano sgretolandosi e tanti punti fermi che avevamo, come tante routine che avevamo nella relazione con l'altro, ci vengono sottratte in questo momento. Dai, Eli, noi ci siamo e siamo tanti ad esserci per te, quindi non esitare a chiamarci, non esitare a farti una call con noi, poi insomma dopo la diretta di coerenza vedremo che fare. La sapete, la nostra presenza c'è e quindi non, insomma, è anche bello esserci. Alla fine queste dirette si chiamano Stiamo insieme, che però insomma non è che siamo insieme solo in questi 40 minuti. Piaciuto Oh, Antonella dice, Elisa, raccontati che ti riprendi. Hai delle storie di cambiamento, una storia di cambiamento incredibile, Elisa. Guarda, questa settimana cominciamo. Venerdì sera ti intervisto. Avevamo è detto che modo tocca. iniziavamo a fare le storie di cambiamento venerdì sera 21, pagina della Lucaccioni, ci raccontiamo la tua storia di cambiamento. D'accordo? E fateci caso, io l'ho visto anche in un gruppo che seguiamo che si chiama Friends, c'è chi ha raccontato parte della sua storia e che cosa ha ricevuto? Commenti, persone che hanno letto la sua storia, gli hanno dato tempo, attenzione, ascolto e vicinanza, anche per iscritto, d'accordo? E non è poco, non è poco. Brunella dice, Lisa, anche se non ci conosciamo, io ci sono. Ellie, ciao. Dai, dai, ragazzi, siamo una forza stando insieme. E queste connessioni ci sono reali, io le sento. Dai, 46. Basta. Io devo fare le Grazie dirette alle ragazze, 15, grazie vuole mettere ragazzi. Noi alle 16. ci sentiamo domani. Ok? Aspetta, c'erano delle robe da leggere. Elisa, siamo vicini a te con un meraviglioso abbraccio. È proprio sto fatto il sentire che non sono abituata. Oddio, ecco, sono svenuta. Nel sentire che non sono abituata, cioè sentire tu altri o Sì, lei dice: sto essere sentendo. ascoltata? No, secondo me è questa empatia che, cioè l'accrescimento della sua empatia. Ok, vabbè, Se ho capito vai in male. pausa un attimo se ti serve.
Se poi dopo quando stai da sola che stai in pausa non ti senti a tuo agio lo stesso, allora forse. Dai, tra 15 minuti sono di là a fare coerenza cardiaca sulla mia pagina. Ragazzi, c'è un bellissimo contest che sta per partire, tra 2 giorni parte. Impegniamoci già a fare le azioni, a condividere quello che stiamo facendo, a farci anche 10 secondi di selfie di risata spiegando che è per festeggiare i 25 anni dello yoga della risata. Dai. Ragazzi, vi si vuole veramente un mondo di bene e siamo grati che ci Ci siamo. siete proprio. Ciao!